Dopo giorni di numeri bassi e stazionari riguardo ai contagi da coronavirus in provincia di Ragusa, la notizia di ieri di un nuovo caso positivo al Covid-19 riscontrato proprio in terra Iblea torna a preoccupare e soprattutto ricordare che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Ancora una volta però il virus è arrivato da fuori regione, precisamente dalla Lombardia, dove ultimamente i numeri dei positivi tornano ad allarmare. Una donna di Milano rientrata poco prima della fase 3 a Modica e subito quindi in quarantena volontaria nel proprio domicilio. La donna avrebbe scoperto di avere il Covid-19 durante i controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale. Come accennato, nessun pericolo per la popolazione, visto che la donna, seppur asintomatica, si trovava già in isolamento nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento. Quanto accaduto però deve continuare a tenere alto il livello d'allarme, soprattutto in questi giorni di ritrovata libertà, visto che il virus, come dimostrato, potrebbe sempre arrivare in terra Iblea, aiutato anche dalla riapertura dei confini regionali. Inoltre, sempre ieri in Sicilia si è registrata una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 89 anni risultato positivo al Covid-19, morto nell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Per restare maggiormente al sicuro da eventuali contagi è bene dunque osservare il distanziamento sanitario e usare sempre la mascherina, perché il Covid-19 può essere ancora insidioso, anche se meno aggressivo rispetto a qualche settimana fa. I malati in Sicilia, secondo i dati di ieri 7 giugno, sono 862, i ricoverati 42 e 7 in terapia intensiva. Da ieri a oggi sono stati effettuati 1553 tamponi nell'isola. Intanto da oggi disco verde per il protocollo sanitario Sicilia Sicura, che è contenuto nella nuova ordinanza emanata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il documento, oltre all'applicazione digitale di assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell'isola non essendo né residenti o domiciliati, istituisce anche le unità sanitarie di continuità assistenziale turistica e fornisce delle linee guida per favorire la più ampia diffusione del protocollo, che sarà in vigore dall'8 giugno fino al prossimo 30 settembre. I titolari delle società di gestione dei trasporti e di qualsiasi struttura ricettiva saranno chiamati a promuovere il sistema di registrazione sul sito siciliasicura.com. Come è noto, spetterà al Dipartimento della Protezione Civile regionale coordinare il call center per l'assistenza sui contenuti del protocollo Sicilia Sicura. In particolare, agli utenti verranno erogati servizi in lingua italiana e inglese con informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati. Settimanalmente verrà redatto un report sull'andamento degli ingressi in Sicilia.